Dear friends of Wild Hunters, welcome back to the channel. Hope everything fine with you and your families. In this video, I want to show you a brand new quick detachable mount by Alessandro Contessa, an Italian manufacturer leader in detachable mounts. In its production, Alessandro Contessa is famous for building extra reliable and accurate detachable mounts for red dots and other type of optics, so conventional scopes, night vision scopes, and so on. You can see here the standard quick detachable mount. In this case, for a window-like red dot, this is a mini shot by Sidemark, and this is for standard European 12mm rails, okay, as you can see. Then we have also, in the same catalog, we can find also another type of quick detachable mounts for general use, for red dots, for most of the red dots that are Picatinny and Weaver oriented bases, and this is especially made for Weaver and Picatinny rails. This is the standard quick detachable mount that we normally use for some special hunting purposes. So if you are fond and you are a fan of stalking hunting with red dots, window-like or tube-like red dots, you can use this kind of detachable mount that are very tough, very robust, very reliable and very accurate. You will never ever lose your zeroing, but these products are made for long shots, medium and long shots. For those red dots that use ballistic reticles or have some magnification, such as 2, 3, 4 or even 5 magnification. So these are for heavy duty use. But in the case that you are practicing wild boar hunting on drive, for example, or you are going to use your red dot for short or medium distance shots, you will need another kind of a quick detachable mount, a lighter version, okay? Such as this one that I want to show you, is the brand new LT QD or AM QD quick detachable mount by Contessa. Here it is. I have mounted it, as you can see, on a brand new Sylee Cobra Extra Pro window-like red dot. Okay, this is a small and quick detachable mount. It's built with the best and the more reliable systems, and it has very special features. And in a very few minutes, I'm going to show you, and we will talk about its very special features. But before, I want to tell you about the various models of this AM QD LT, see, LT QD quick detachable mounts. There are basically 6 models, okay? 5 models are on the LTQD model, so the A, B, C, D, I
depending upon the type of base of the red dot. So this is for including all the different types of red dot on the market today. So with these five models, Contessa can cover the 95% of the red dot on the market today. Then there is the AEM quick detachable mount model, which is specially made for aimpoint. As a matter of fact, AEM is a acronym of aimpoint, but it fits also the Holosun, the aimpoint, I mean, it fits the four models, the H1 and the H2, the T1 and the T2. Okay, so the Holosun, the various models of the Sightmark, the Wolverine, for example, the MTS Solar, and so on. Okay, if you download the Contessa the mounts 2024 catalog in PDF in their website, you can see all the models. But I want to show you in a minute all the models with some captions, so you can have an idea of how many models are covered by this kind of quick detachable mount. So let's see these models together, and then we will come back to the studios, because I want to talk a little bit about the magic of this particular light quick detachable mount for red dots by Contessa. Okay, first of all, it's very light, but very sturdy, very robust, very accurate. In a few minutes, I will do a test for you with a semi-automatic rifle, a Benelli Argo in 30-06 caliber. We will shoot at our range in the Armeria Innocenti gun shop nearby Florence, Italy. We will take some shot, then we will take it out, okay? Then we will mount it again, and then we will shoot again, and you will see that this, even if it's very small, very light, is about 100 grams piece of alloy, special alloy, it will repeat your zeroing perfectly in the bullseye. Okay, the first interesting features is that this particular base of this mount allows you to mount it in a Weaver or in a Picatinny rail, due to the fact that Contessa has developed a special base with two slots. Okay, they resemble a recoil slug slots, but one slot is Picatinny, one slot is Weaver, so they will fix together, and they will fit both rails without changing the models. Okay, so with the same quick detachable mount, you can fit in Weaver and Picatinny rails. Another very, very interesting feature is the auto safety lock system.
As a matter of fact, you can see here there is a well-protected button, push button. You push it and you release it, okay? And when you mount it, you just close, okay, and squeeze until you hear a click. So in this case, you cannot move, you cannot open it. So this is to avoid accidentally release of the mount, okay? So in order to release it very quickly, you have just to squeeze it, the button, and move it like this. Then, very, very reliable. This is the automatic locking system, okay? This is release, and this is lock. You push it, and you release it. From the base, the Picatinny or the Weaver base of your gun. Very, very quick, very effective, as you can see, with the clack. Just in a second, you lock it, you push and you unlock it. This is a very intelligent system, okay? Okay, no more talking now. Let's go to the shooting range with our Loreno Bugetti, who is the gunsmith of the Armeria Innocenti nearby Prato, Florence, Italy. And we will make a small but very effective and very proofful test, so you can see how the things has been made by Contessa, a leader manufacturer here in Italy, in Marcheno, Brescia, for quick detachable mounts. Okay, let's go. Per vedere dove va la fucilata. Allora, siamo qui al tunnel con l'amico Loreno Bugetti. Allora Loreno, sì, vediamo un po', loro dicono che a 25 metri più o meno ci dovremmo essere. Ora okay. Proviamo su un cinghiale e poi fare una volta preazzerato, così non è che pretendiamo chissà che cosa, faremo un colpo verso il centro, togliamo il tutto, lo rimontiamo e rispariamo per vedere che tutto proceda. Ecco. Questo è appena stato montato, quindi il primo colpo non so dove vada. Chiaro. Andrebbe tarato, messo in linea ora. Certo, certo, okay. Infatti. Fare qualche colpo per sistemarlo e poi... Va bene. Ecco, ora andiamo a vedere dove siamo. Basso a... Ecco, siamo bassi a sinistra, vero? Adesso vi faccio vedere, ovviamente. Basso a destra. Eccolo qua, basso a destra, lo vedete? Comunque non era male, ecco, perché dato a 25 yard al centro, a 25 metri è un pochino, ma l'altezza è giusta, l'altezza è quasi giusta, è un po' a destra, però sono stati quasi di parola, okay. Questi cinesi sono stati quasi di parola, perché fondamentalmente lo provano su una pistola, Ora proviamo un secondo colpo dopo aver regolato. Ecco, vediamo se questo secondo colpo... Andiamo.
Hai visto già dove sei? Sì, siamo andati vicino al centro, siamo ancora un po' in a destra. Quindi con Adesso. tre colpi siamo a posto. Beh, d'altra parte il loro è soltanto un preazzeramento laser, che non può tener conto se uno usa una pistola, un fucile, una carabina, se siamo distanti, ecco. Però diciamo che come preazzeramento laser c'eravamo. Ecco, ora tiriamo un terzo colpo. Sono andati leggermente a sinistra, l'altezza è buona. Dato un clic in più, la deriva invece un clic in meno. Ecco, adesso che fai? Spari al cinghiale? A questo punto? Se si può vedere a levarle a rimettere, adesso faccio un altro colpo di prova per vedere se si è stabilizzata la Perfetto. cosa. Faccio Esatto. saldare la canna, poi togliamo e rimettiamo e vediamo Perfetto, dove va. perfetto. Che ho già dopo i 4 colpi la canna bisogna. Sì, certo, su una semiautomatica con una canna corta è ovvio che Bisogna va raffreddarla. bene. Ecco. Perfetto. A questo punto l'abbiamo allineato, adesso freddo la canna qualche minuto e poi si smonta, si rimonta e si rispara, si guarda se rimane lì. Adesso Perfetto. lo rismontiamo, tira via, freddo la Benissimo. canna perché è già calda, non possiamo, Certo. e poi si riprova. Ok, andiamo a rimontare, incastro, chiude. Pac, ben rimesso. E riproviamo. Ho freddato la canna nel frattempo e si riprova. Riproviamo, si rimonta. Lo rimettiamo. Questa è la prova del 9, Eh sì. come si diceva una volta quando si andava a scuola, mezzo secolo fa. Perfetto. Ok. Ora si può andare a vedere. Perfetto, andiamo a vedere subito. Per la taratura mancherebbe un clic verso sinistra, per la nostra prova va benissimo. Questo è il primo colpo che ho sparato a canna calda, ho freddato la canna e questi sono i due colpi dopo averla smontata e rimontata per 2 volte, sono andati praticamente nel solito foro. Quindi con te si è fatto un Ha gran lavoro. fatto il lavoro bene. Poi la taratura era questa, quindi lui ha ripetuto il colpo, non è che è andato fuori. Certo, cioè ha Quindi duplicato la ha duplicato, prestazione. ora per tarare da un clic verso sinistra, però la nostra prova per vedere come andava Certo, ci ha esatto. dato un Risultati parere eccezionale, eccezionali. quindi non c'è nulla da dire. Questo colpo di taratura e questo è l'ultimo che ho sparato. Certo. Ho freddato la canna perché la canna non era più attendibile, ho smontato e rimontato e è tornato qui, smontato e rimontato e è tornato qui. Quindi Che penso poi che. abbiamo usato cartucce economiche, perché voglio dire, non sono cartucce sofisticate, No, eppure a 25 metri sono nello stesso il buco. colpo ho fatto prima, diciamo che l'attacco era già, si vedeva bene che era ben fatto, ben costruito, fermato bene, quindi il problema per me non c'era già a priori, ma questo è per far vedere che comunque torna. E poi su un punto rosso, che il punto rosso è abbastanza grosso e mi copre il bersaglio, quindi è buono, Certo, ecco. più che Poi buono.
può sparare anche da più lontano, ma il problema non cambia, certo, il risultato non cambia. Certo. Per quello deve fare un punto rosso che si spara nei 50-80 metri massimo, generalmente a mano libera, questo è un risultato eccezionale. Più che buono, quindi c'è il problema. Rapidissimo, si leva e si mette, torna perfetto, è un ottimo attacco che niente sicuramente da dire. I giocatori apprezzeranno. Insomma, noi italiani lavoriamo ancora bene. Va bene, allora, facciamo i complimenti ad Alessandro e Andrea Contessa, sono contentissimi quando si fa queste prove e niente, io ringrazio te Loreno veramente come sempre. Grazie a voi, bene. Posso essere utile? A presto a tutti quanti.